Nel contratto di lavoro è solitamente previsto il patto di prova, che ha lo scopo di consentire al datore di lavoro e al lavoratore una valutazione del periodo lavorativo. Il datore di lavoro valuterà come il lavoratore svolge la sua mansione, il lavoratore valuterà le caratteristiche del lavoro, l'ambiente lavorativo. Alla scadenza del periodo di prova, il datore di lavoro può decidere se assumere il lavoratore a tempo determinato o a tempo indeterminato, oppure se interrompere il rapporto di lavoro senza alcuna motivazione. Allo stesso modo, il lavoratore può decidere di lasciare il posto di lavoro senza dare spiegazioni e senza dare preavviso. Il licenziamento durante il preavviso è legittimo? Lo scopriremo dopo la sigla. Per la legge, durante il periodo di prova, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro senza dare giustificazioni, ma semplicemente formalizzando la cessazione del rapporto di lavoro con la dichiarazione che la prova non è stata superata. Per il licenziamento durante la prova, infatti, non vale la regola secondo la quale si può licenziare solo se ricorre una giusta causa o un giustificato motivo. La libertà di licenziare durante la prova è tuttavia solo apparente, poiché la giurisprudenza ha stabilito delle regole che limitano la libertà di licenziamento durante la prova. In primo luogo, il patto di prova deve essere previsto per iscritto ed esplicitamente sottoscritto per accettazione dal lavoratore e deve essere precedente o contestuale all'inizio del lavoro. In mancanza del patto di prova, il contratto sorge sin dall'inizio a tempo indeterminato o determinato e il lavoratore potrebbe essere licenziato solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo, secondo la regola generale. In secondo luogo, il datore di lavoro deve far lavorare il dipendente per un periodo di tempo sufficiente a consentire la valutazione concreta e completa del lavoratore. L'applicazione al lavoro deve dunque essere reale e non solo formale. In terzo luogo, il lavoratore deve essere applicato alle mansioni per le quali la prova è stata prevista. Altra regola è che le mansioni alle quali il lavoratore è comandato devono essere previste per iscritto. I compiti che il lavoratore deve svolgere durante la prova devono essere chiaramente indicati. In caso di patto di prova non previsto per iscritto o stipulato successivamente all'inizio del lavoro, in caso di applicazione al lavoro per un periodo tanto breve da non consentire una effettiva valutazione del lavoratore, in caso di mancata specificazione delle mansioni o di applicazione a mansioni diverse da quelle previste in contratto, il licenziamento intimato durante la prova è illegittimo. Inoltre, durante la prova, il datore di lavoro può licenziare solo per una valutazione negativa sulle capacità lavorative del dipendente e non per motivi estranei al rapporto di lavoro. Se il lavoratore licenziato durante il periodo di prova fornisce la prova che il recesso datoriale si fonda su un motivo estraneo al rapporto di lavoro, il licenziamento è quindi illegittimo. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!